capolavoro. Ma se fa sul serio. Eccoci, ciao Rosanna Lambertucci, grazie di essere qui. Paola Perego, grazie ciao, Paola di essere venuta a questa Storia Italiana insieme al tuo angelo Madonia. Buongiorno. E Giovanni Terzi collegato con noi. Ciao Giovanni, buongiorno. Ciao, ciao a tutti, ciao. Allora ciao, partiamo Paola. Da voi due, Paola e Angelo, guardate. Tutto molto carino, sinceramente tutto molto carino. Peccato quel passaggio un po' vuoto. Però se vuoi te lo rifaccio. Ci sono degli errori un po' gravetti, nonostante lui sia stato bravo e ti ha fatto fare quello che si può fare con quello che hai detto. Io non dico che la coreografia ogni settimana deve diventare ancora più difficile e deve essere anche semplice, ma fatto per bene. Stai sempre migliorando e poi giustamente con i vari problemi che con le costole, cioè hai fatto giusto questo e a me piace. La bambola rotta mi piace molto. A me hai convinto perché comunque sia c'è un rapporto fra te e lui che sta crescendo ed è bello. Beh, vabbè, però la bambola rotta l'ha fatta bene. Sì, si è persa, però poi ha recuperato. Ma tu dici quello che pensi. Allora, la poveri rotta, poveri rotta lo facevi bene. Poi dopo, quando ti sei aggiustata, poi hai sbagliato, però vabbè. Ivan Zazzaroni, 6. Fabio Canino, 4. Carolyn Smith, 6. Silva Gianlucarelli, 4. Guillermo Mariotto, 5. Per un totale di 25 punti. Ora io vorrei capire questi 4 e questi 5. Vediamo l'esibizione, la vostra esibizione. Guardate. Sono pazzi, già mi manchi, occhi dolci, cuori infranti, che spavento come il vento, questa terra sparirà nel silenzio della crisi generale, ti saluto con amore, con le mani, ciao ciao, con i piedi, ciao ciao, con la testa, con il petto, con il cuore, ciao ciao, con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao. Ciao ciao, con i piedi, con i piedi, ciao ciao, con le mani, ciao ciao, con i piedi, ciao ciao, con la testa, con il petto, con il cuore, ciao ciao, con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao. Allora, 4, 5, un 6 invece da Caroline. Sì. Paola, che te ne pare? No, credo che dovrebbe parlare prima lui che è un tecnico. Io che ne vai, so, Angelo. Io ho fatto quello che ho sbagliato un caso. Partiamo dal presupposto che gli errori ci sono stati, io da professionista devo riconoscerli. Sì. Però riconosco anche che una giuria un po' tirchia nei nostri confronti sabato lo è stata. E infatti la classifica generale, c'era un gap veramente importante tra la nostra posizione, ovvero ultima, con degli altri concorrenti che, tecnicamente parlando, devo anche dire che non hanno un potenziale più alto di Paola. Tipo fai quindi... nomi? No, cioè, no, ma guarda, no, ma in generale... Ma guarda, in generale... No, dico, tolto, non so, Caprà... No, ti dico che tolto Wanda, tolta Simona, che comunque sia sono delle persone che... in passato, nella loro carriera, un po' di danza, per esperienza, l'hanno masticata. Poi comunque sia, è tolta la
bravura, simpatia che possa avere Teo, che comunque sia un grande coefficiente e la sua simpatia, poi siamo tutti lì lì. Io non voglio parlare di Caprarica come di Tognazzi che è già uscito, ma il potenziale di queste persone che non hanno Giovanni mai fatto... Terzi che ti ascolta. Giovanni. Ah, ciao Giovanni, buongiorno. Ciao. Cioè, non, ciao, non, Angelo, è, ciao, non è di meno. Quindi quando poi vedi una giuria che... No, ma sem- io i nomi li faccio anche. Vai, cioè, io spara. Non ho un problema. Cioè, Paola... Noi ci siamo scritti perché io insomma, sono amico di Paola e ho visto che comunque quando c'è un'ingiustizia questa cosa fa male. Allora prendere dei voti bassi è legittimo perché uno può assolutamente non aver performato anche come ha performato magari nelle prove. Io stesso spesso mi emoziono, no? Quando sono magari nella sala da ballo con la mia maestra sono una cosa e poi insomma certo. Mettermi di fronte al pubblico e a milioni di italiani sono un po' diverso, no? Quindi è così, però io l'ho detto anche ad Antonio, cioè Antonio Caprarica, cioè non è giusto che siccome uno è l'antiteo diventa a questo punto esatto. Premiato da una giuria, bisogna dire le cose secondo me con chiarezza perché è un gioco, è un meraviglioso gioco dove tutti ci stiamo mettendo in qualche modo la faccia, dove è anche giusto, e ad Antonio l'ho detto perché è uomo intelligente, uomo colto, eccetera, ho detto, sai Antonio, quando tu prendi 10 e Simona, visto che aveva preso 5 da Mariotto, dico c'è qualcosa che non gira, non, cioè, c'è. Non è giusto, no? C'è un criterio. Perché secondo me da una parte c'è il percorso, sentire insomma, Paolo, dall'altra parte c'è proprio il ballo. Allora, sentiamo Paola e poi Rosanna, perché Rosanna è pronta, incavolata un po' della sua eliminazione. Volevo dire una cosa per rinforzare quello che diceva Giovanni. Il pubblico, guarda che il pubblico da casa è molto molto indisposto su questa cosa perché lo sta certo. notando, sono dei numeri che vengono dati a caso e magari dietro c'è uno sforzo di una settimana di lavoro, quindi a un certo punto... Perché dici che vengono dati a caso questi numeri? Secondo me sono ben ponderati i numeri che vengono dati alla giuria. No, guarda, su Simona quel 5 non è giustificabile perché Simona è un fenomeno. Cioè, io l'ho definita insieme a Guandanara, sono dei mostri sacri, perché Simona non è che c'ha 20 anni, è comunque una donna che ha superato i 50 anni, ma è un atleta, è straordinariamente brava. La Guandanara... Che devo dire? E quello è un fenomeno della natura, perché come si muove è una sensualità incredibile. Però ad esempio incredibile. Paola, adesso ho visto il video, ha ballato bene, è vero, hai sbagliato quel passo, sì. Quello ci sta. È giusto anche quello, perché sono delle persone, ricordiamoci che quando la giuria in particolare, quando utilizza dei termini commentando la performance fuori luogo per delle signore o dei signori che sono lì e si stanno mettendo in gioco. Ti riferisci alla parola bambola? Bambola rotta. Bambola rotta. Io accetto pure zero perché sono lì per un giudizio, siamo lì per un voto, però quando vengono utilizzate delle metafore, degli esempi poco corretti, poco eleganti per una signora di 70 anni o una signora, ma al di là dell'età, sono delle persone che sono lì e meritano rispetto, come allora, tutti noi rispettiamo il gioco. Paola. Allora, la mia sensazione è che quest'anno siano i metodi di valutazione siano diversi rispetto agli anni passati. Io l'ho sempre guardato ballando e sì, ci sono state le critiche, le cattiverie per creare spettacolo, insomma facciamo questo lavoro, quindi sappiamo che devi innescare delle dinamiche perché altrimenti diventa tutto molto piatto. La sensazione è che quest'anno questo accada molto di più e a volte creando delle ingiustizie. E non voglio parlare di me, ma metti Carlotta Mantovani, ha fatto un ballo a detta loro tecnicamente perfetto, è andata in ballottaggio perché l'espressione del viso, cioè così mi sembra veramente. Cioè l'interpretazione troppo. Del ballo per no, loro. No, era un po' troppo. No, lei l'ha interpretato, ma era troppo? Com'era? Era troppo interpretato? La mimica non era. Tecnicamente è un ballo completo, ha ballato. E andare al ballottaggio. Probabilmente non sto a entrare nella dinamica del programma o del caso, però ti dico però che... Però ti vedo molto polemico, Angelo. No, non sono polemico, guardo anche un po' come è andata la serata. Posso dire una serata. Cosa? Cioè io la cosa che io la cosa che no, sto ma, vedendo, cioè, è giusto, no, io è poi molto bella. Siamo una trasmissione libera, è giusto esprimere certo, ciò che si pensa. Una cosa molto bella che succede a
ballando io, è la prima, purtroppo è l'ultima volta, perché lo farei tutti gli anni ballando con le stelle. Però sei pazzo! Ma sei pazzo? Ma come tutti gli anni? Ma non ti basta quello che stiamo vivendo? No, di più, voglio di più, mi voglio far male. Però una cosa molto bella che succede è che c'è veramente un'empatia tra il nostro maestro, la maestra e noi. Quindi i primi che vogliono far bene, i primi che sono emozionati per noi, per farci fare bella figura, sono proprio i nostri maestri. Quindi è normale che a un certo momento un maestro sia, un insegnante sia anche dispiaciuto se questa cosa non viene valutata con serietà. Certo. E poi dobbiamo iniziare a dire che la giuria non è tutta la giuria. Dobbiamo iniziare anche a scremare. Ci sono giurati e giurati. Certo. No? Quindi bisogna dirlo con sincerità. Se siamo lì a fare un'operazione di verità, dove io posso andare a fare, io già la stessa puntata non pensavo neanche di arrivarci, quindi sono più che soddisfatto. Però diciamo la verità, la giuria, una parte è una giuria che cerca di essere attenta alla performance, l'altra è una giuria che invece cerca di capire se nelle dinamiche riesce in qualche modo a inzigare, cioè. E questo secondo me è un peccato, perché comunque modifica anche delle dinamiche che sono molto belle. Guarda quello che è successo. Sì, però secondo me è sempre stato così, no? Questo la prendi a ridere. Cioè, una volta capito questo, a me continuano a dirmi: ah, mi devi stupire, sono arrivata tutta vestita di pelle, sembravo Lara Croft all'età mia. Mai mi benissimo. Così ci devi stupire, devi dare di più. Però hai stupito. Mi manca l'impermeabile, poi ho fatto tutto, capisci? Per cui alla fine uno ride e dice: va bene, cioè io lo faccio per me, mi diverte, mi piace vedere i miei miglioramenti, che per me sono abnormi, visto da dove partivo, cioè zero, dopodiché ma dicessero quello che gli pare, ma chi se ne importa. Allora vediamo Rosanna. Povera Rosanna. È la seconda eliminata, perché il primo... Non solo, ma a me mi hanno bistrattata dalla prima puntata. Ricky Tognazzi. Ricky Tognazzi, vediamo. Prima parte che è andato a tempo, la seconda parte ha perso un pochettino, però devo dire che in pratica anche io ho iniziato a muovere le mani un po', che c'è qualcosa, quello. Però è dobbiamo lavorare ancora di più. Questo è il pezzo più bello della coreografia. Però c'era una parte che dove ha fatto così, che era parte della coreografia, l'altra che ha fatto così, è andato via. Ahimè, devo dire che stasera c'era più energia, non lo so. È la prima volta che ho visto ballare. Grazie. Cioè, non ho visto ballare. Ti voglio fuori di qui per due motivi. Il primo è che ho una gran voglia di togliere il pungible a Teo Mammucari qua dentro. La seconda ragione, voglio che tu porti la lotta all'obesità fuori di qui. Il mondo ha bisogno di te, cara Rosanna. Vai. Un capolavoro di lui che ti prende come quando uno prende una scopa e la fa sbattere a destra, a sinistra. Ivan Zazzaroni, sei. Fabio Canino, sei. Carolyn Smith, 5. Silva Gialucarelli, 4. Guillermo Mariotto. Eccolo. 7. Peru Totality. Bentotto punti. No. Scusa Rosanna, ti hanno dato i voti alti e poi ti hanno seccato all'eliminazione, cioè ti hanno eliminata. Però ti posso dire una cosa a favore di Rosanna? Rosanna all'inizio mi disse una cosa alla quale io non credevo, lei dice: io non dimostro gli anni che ho, quindi loro mi valutano come se fossi più giovane, ma io non l'avevo presa sul serio. Oggi invece devo dire che ha ragione. Perché lei, per l'età che ha, fammelo dire, ma sei un fenomeno. No, ma aspetta, io ho quel ballerino. Però scusi, mio io non ho capito, ma perché i voti alti e poi ti hanno eliminato? Eleonora, secondo me dovevano eliminare qualcuno. Io sono stata la vittima sacrificale dalla prima puntata. Praticamente dalla prima puntata. Me ne hanno povera Rosanna. Tutti. Però spezzo una lancia, malgrado il gioco continuo con te. Ma non dire Tu ci hai sempre creduto, cioè sei stato un esempio che dal giorno numero uno io sono stata molto disciplinata, molto. Brava, scusa, a me hanno dato 4 e poi al momento in cui eravamo ultimi dicevano: vabbè, però non è giusto che la perdo ultima. Capito? Non voglio essere polemico. Voi. Ci votate da ultimi. Posso dire una cosa a favore di Simone Casula? Simone Casula è un ragazzo di 30 anni, si è trovato a dover gestire
una donna, ma loro sono è il nostro lavoro, sì, aspetta, però tutti loro, aspetta, aspetta. È il nostro lavoro. E mi ha fatto fare delle cose, io gli ho detto: Simone, ma fammi fare una cosa per, diciamo, adeguata anche alla mia età. E lui mi ha detto no, perché tu ti comporti fisicamente come una peggio di 30 per te anni. Che sembri giovane, va bene? È colpa tua. Quindi stavo dicendo, Eleonora, ci hanno votati da ultimo. Poi quando vediamo, tutti quanti stavano commentando, i giudici stavano commentando la classifica finale, e noi eravamo con 25 punti, in decima posizione, ma però è ingiusto che la Perego è ultima posizione, ma voi mi avete dato 4. Capisci, è tutto un controsenso. Sono voti bassi rispetto, scusa Antonio, che voti ha avuto invece? 10. Anche 10. Credo, sì sì. 10, ma Caprarica, 10, sì, 10. Sì. Caprarica è, cioè, va via come il pane a Ballate con le Stelle. Sì sì, va di moda, va di moda in questo periodo. No, ma sono riusciti, si sta impegnando, dire, sta ballando bene. Quanto dura quella di Giovanni? Riusciamo a mandarla? Meglio di no. Un minuto e trenta. No, dai, Gio, dimmi, perché niente, preferisco te la racconto, farti allora, parlare. Te la racconto. No, abbiamo le immagini sotto, tanto. No, così, ma sei vediamo gentile. No, dico, cioè, è quello che ho detto ad Antonio, cioè non è assolutamente... C'è addirittura un giurato, mi sembra che fosse Selvaggio, dice che sostanzialmente Caprarica può combattere nel ballo, è stato il miglior ballo della serata, e può combattere nel ballo con Wanda e Simona. Io dico, vabbè, ma c'è qualcosa che non va. È come se io sfidassi Messi a giocare a pallone e uno un pochettino su di morale mi dice, ma sei più forte tu di Messi. Dai, non comunque si senso, vede che non c'è Mariotta in studio. Guarda quanto sorride Giovanni. Ma che cosa viene alla luce di questo? Ma non conviene ridere. Cioè, esatto. Ma chi se ne importa? No, cioè, non c'è una logica. Dai, uno deve ridere. Ma Paola, ma figurati se non ridiamo, ma certo, stiamo commentando, no? No, no, certo, chiaro, adesso sì. L'unica che non ride qua è Rosanna, però, perché è l'unica che è stata eliminata. Io sono rilassata, perché adesso penso che tanto dovremo fare il ripescaggio. Certo. Ma avrò un pochino più di tempo per respirare, perché guarda che quegli allenamenti... Ma sei più in forma di noi, Rosanna, ma che dici? Ma smettila, allora, che sembra una quarantenne tu. Scusa, gli fai vedere come si fanno i passi? Cosa hai fatto l'altra volta? Il cia-cia-cia? No, abbiamo fatto il merengue, questo qui. Scusami, devo togliere... Scusate. Ma il merengue era il secondo, quello dello spareggio? Il merengue, praticamente, è tutto un movimento. Cioè... Brava, levata il microfono. Ma non c'è una musica qua? No, vabbè, lo faccio senza musica. Pensa un po', anche senza musica. Ma ormai grande movimento, devi avere una grande elasticità alla vita, al punto vita, ai fianchi, è vero o no? È vero, Rosanna. Comunque mi sei diventata una ballerina provetta. Mario che dice? Allora, Mario è molto divertito ed è quello che in un certo senso mi incita a non mollare. Lui è uno che non molla mai. Mario è forte. La Perego vuole fare qualche passo anche io adesso vado a fare faccio il controllo della costola. Meglio di te. Aspetta, fermala. Ecco qua, tieni. Allora, siediti però, perché sennò... Tutti hanno notato il punto vita, per esempio. Basta questo punto vita. Allora, Giovanni... Ma tu la tua età l'hai dichiarata, Rosanna, pubblicamente? Tu la tua età l'hai dichiarata? Certo, la sanno tutti, l'hanno messa su tutti i giornali. Quindi, però ti posso dire una cosa. Guarda adesso, non perché sono io che non le faccio io le diete, le fanno i miei esperti. Basta parlare di dieta. Guarda che Giovanni, cosa vi aspettate da sabato prossimo, Giovanni e Paola? Ma guarda, io mi aspetto che cerchino di sbattermi fuori di nuovo, perché dalla prima puntata che sostanzialmente mi dicono delle cose meravigliose, che o sono invisibile, o che ballo benino ma non lascio niente al programma, o che sfrutto le mie cose per farmi pubblicità, insomma, quindi penso che la giuria cercherà di sbattermi fuori, insomma, questo ormai è il gioco. Paola, io mi aspetto di essere prima o ultima, perché tanto è come stare sulle montagne russe, non puoi mai sapere, o sei prima o sei ultima, boh, chissà. Però devo dire, Paola è migliorata tantissimo. Migliorata tantissimo. Ma tutti siamo migliorati. Tu, Angelo, che cosa
ti auguri di andare in gara? Mi auguro innanzitutto arrivare che, solo dopo Wanda e Simone. Mi auguro innanzitutto che adesso stiamo andando a fare il controllo per questa costola fratturata, perché anche se non siamo stati lì a lagnare, ma la frattura esiste ancora, è una frattura a bisogno di 30 giorni. Quindi oggi speriamo di avere buone notizie e fare un tango sabato prossimo con degli elementi che completano e rendono e accontentino la giuria super esigente. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora di